Esercizio 6. Una casa, un'unica stanza rettangolare, di cui conosciamo le dimensioni e lo spessore. Temperatura esterna a 5 gradi. Una stufa elettrica da 2 kW mantiene costante a 20 gradi l'interno. Trascurando la dispersione di calore attraverso il pavimento, c'è da calcolare il coefficiente di conducibilità termica del materiale delle pareti. Il risultato è espresso in kilocalorie fratto ora metro Kelvin. C'è questa stufa da 2 kW che quindi emette 2000 joule di calore ogni secondo. Questo calore non rimane tutto all'interno della stanza, ma piano piano fluisce fuori attraverso le pareti. Se rimanesse dentro la stanza, cioè se le pareti fossero perfettamente isolanti, allora la temperatura della stanza non resterebbe costante ma aumenterebbe. Viceversa, la temperatura della stanza diminuirebbe se il flusso di calore attraverso le pareti e il soffitto fosse maggiore rispetto al flusso di calore erogato dalla stufa. Se invece la temperatura della stanza rimane costante, vuol dire che tanto calore al secondo fornisce la stufa, altrettanto calore al secondo attraversa le pareti ed esce fuori verso l'esterno. Questa quindi è l'equazione del bilancio energetico. Tanto calore al secondo fornisce la stufa e altrettanto calore al secondo passa attraverso le pareti e il tetto. Questo calore che fluisce attraverso la struttura lo esprimiamo attraverso la formula della conduzione termica di Fourier. Non è una parete sola, sono 5 pareti, 4 pareti laterali più il tetto, di cui noi conosciamo l'area totale. Conosciamo anche il gradiente termico tra dentro e fuori, che sono di 15 gradi, perché dentro ci sono 20 gradi e fuori ce ne sono 5. E poi conosciamo lo spessore sia dei muri delle pareti laterali che del soffitto, che è sempre mezzo metro. L'incognita è il coefficiente di conducibilità termica del materiale che costituisce la struttura della casa. Quindi con la formula inversa ricaviamo lambda conoscendo il flusso di calore, che appunto è di 2 kW. Questa è la formula inversa, c'è da calcolare l'area totale intanto. Verrebbe da dire che l'area totale è 15 metri quadrati per queste due pareti, 12 metri quadrati per queste altre due e 20 metri quadrati il tetto. In realtà la cosa è un po' più complicata perché, guardando la stanza dall'alto, questa è la parete da 5 metri, ma allora la parete da 4 metri in realtà è una parete da 3 metri. Se noi la consideriamo da 4 metri, vuol dire che consideriamo due volte lo spessore della parete, perché lo spessore era già stato considerato nella parete da 5 metri. In realtà le cose sono ancora più complicate di così, però una buona approssimazione potrebbe essere quella di immaginare che questa parete laterale sia effettivamente lunga 3 metri, perdendo mezzo metro alle due estremità che già sono state contate, lo spessore è già stato contato nelle pareti da 5 metri. Quindi queste pareti avrebbero un'area di 9 metri quadrati anziché 12. Un discorso simile andrebbe fatto per il tetto, per non considerare due volte lo spessore, questo è il tetto visto da sopra, lo spessore delle pareti che già sono state considerate lo spessore nei muri laterali. Comunque facciamo finta che il tetto sia 20 metri quadrati. Così abbiamo che l'area totale è due volte la parete da 15 metri quadrati, due volte la parete da 9 metri quadrati e il tetto da 20 metri quadrati. Totale sono circa 68 metri quadrati con le approssimazioni fatte. Andiamo quindi a sostituire i numeri: 2 kW, lo spessore, l'area totale e i 15 gradi di gradiente termico. Il risultato è 0,98 watt su metro Kelvin. Ora ci chiediamo che materiale potrebbe essere. Allora andiamo in internet e troviamo questa tabella: coefficienti di conducibilità termica di vari materiali. Però vediamo subito che l'unità di misura è diversa da quella nostra. Infatti la nostra unità di misura è quella del sistema internazionale, watt su metro Kelvin. Invece queste sono unità di misura pratiche, kilocal diviso ora metro grado centigrado. Quindi per capire che materiale è,
dobbiamo trasformare la conducibilità termica che abbiamo trovato noi in quest'altra unità di misura. Intanto scriviamo il watt come joule al secondo. Poi dobbiamo passare alle calorie. Quindi al posto di joule scriviamo una caloria diviso 4,186. È l'equivalenza inversa. Noi sappiamo che una caloria è 4,186 joule, questa è l'equivalenza inversa. Un joule è una caloria diviso 4,186. Poi qui abbiamo le ore e quindi al posto del secondo scriviamo un'ora diviso 3600 parti. Perciò 0,98 lo ricopiamo, calorie, eccolo, 4,186 al denominatore, metro e Kelvin lo ricopiamo, al posto di secondo scriviamo un'ora diviso 3600. Il calcolo ci dà 843 calorie diviso ora metro Kelvin. Infine portiamo le calorie a chilocalorie dividendo per 1000, circa 0,84 chilocalorie su ora metro, e qui possiamo anche mettere grado centigrado perché tanto rappresenta un incremento di temperatura che se lo esprimiamo come un Kelvin o un grado centigrado, essendo una variazione di temperatura, è la stessa cosa. Sarebbe in pratica il gradiente termico, questo grado Kelvin o grado centigrado, gradiente termico unitario. E forse è il cemento questo materiale, infatti ricordiamo questo valore 0,84 e andiamo a cercare nella tabella quale materiale ha circa 0,8-0,09, argilla secca 0,8, calcestruzzo secco 0,7, cemento in pasta 0,8. Intonaco a calce 0,7, quindi possono essere tutti materiali buoni questi. Lava 0,7, mattoni forati asciutti tra 0,3 e 0,7, porcellana tra 0,7 e 0,9, sarà difficile costruire una casa in porcellana, e anche è difficile in vetro comune 0,4-0,8.